anima di questo festival e presidente d'eccellenze d'impresa Luigi Consiglio. Buongiorno Luigi. Ben trovato. Buongiorno a tutti. Buongiorno Luigi. Benvenuti. Grazie. Grazie a te. Allora, oggi iniziamo con l'alimentare, ma non dimenticando che è il 25 novembre, è la giornata contro la violenza sulle donne e avremo poi un panel principalmente di donne con un contenuto molto sociale, per concludere con una sorpresa finale che vedrete. Quindi io senza ulteriori indugi chiamerei il primo panel. Sì, una grande sorpresa che non vi deluderà, ma cominciamo con il primo panel che tratterà di denominazioni di origine come strumento di valorizzazione per lo sviluppo territoriale. Il chairman di questo panel sarà il condirettore del giornale di Vicenza, Luca Ancetti. Buongiorno. Rimango Luca. Già qui. Ciao. Ben trovato. Un tema. Ciao. Ecco qua. Un tema assolutamente di interesse generale e diffuso, quello che porta e comporta lo sviluppo territoriale. Assolutamente, parleremo questa mattina, come ha già anticipato Luigi Consiglio di OP, e la cosa che mi fa riflettere è che noi ogni 4 anni inseguiamo un pallone per diventare campione del mondo e lo siamo tutti i giorni proprio grazie alle DOP, grazie alla biodiversità, ai prodotti di questa terra. Questa Italia straordinaria, noi siamo campioni del mondo tutti i giorni e forse non ce ne rendiamo conto. Dobbiamo rendercene conto, ne parleremo adesso. Direi di cominciare a invitare i nostri ospiti. Noi ci congediamo intanto. Luca sul 3. A cominciare dal presidente del Consorzio Parmigiano Reggiano, Nicola Bertinelli. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, benvenuto. Qui già con noi e invito a sedersi il presidente d'eccellenza d'impresa, Luigi Consiglio. Europarlamentare Paolo De Castro. Buongiorno, bentrovato. CEO di Angelini Wines and Estates, Ettore Nicoletto. Buongiorno. Presidente dell'Istituto Commercio Estero, ICE, Matteo Zoppas. Buongiorno. Luca, a te la palla. Grazie, grazie e benvenuti, grazie della vostra partecipazione. Se noi dovessimo guardare la terra dallo spazio, riusciremmo a individuare con fatica il nostro stivale, perché rappresenta lo 0,5 della superficie, rappresenta lo 0,8 della popolazione mondiale e nonostante ciò siamo, come dicevo prima, dei campioni del mondo di biodiversità. Come racconta più volte uno che del Made in Italy ha fatto un'impresa, cioè Farinetti, noi abbiamo dei dati nonostante il fatto che siamo piccoli, ma per molti anni l'economia si è basata sul fatto che piccolo è bello. Noi abbiamo circa 7.000 specie di vegetali mangiabili, il secondo paese nel mondo ne conta appena 3.300, quindi meno della metà, ed è il Brasile. Abbiamo 58.000 specie animali, la Cina che è seconda, che rappresenta il 6% del territorio delle terre emerse, ne ha circa 20.000. In Italia crescono 1.200 vitigni autoctoni, la Francia, la grande Francia, ne conta 222. Ecco perché noi siamo campioni del mondo. Lo siamo ancora di più grazie all'intervento dell'Europa e grazie al nuovo regolamento. Ne volevo parlare subito con l'onorevole Paolo De Castro, che è stato relatore all'Europarlamento del nuovo regolamento sui prodotti DOP e IG. È stato di fatto determinato che non è una semplice questione culturale il fatto che l'Italia volesse a tutti i costi questa sorta di riconoscimento, ma da oggi possiamo dire che è diventato patrimonio economico, sociale e politico che appartiene all'Europa. È un grande passo in avanti, onorevole.
Sì, grazie, buongiorno a tutti. È stato un lavoro lungo, è durato più di 2 anni, ma alla fine si è riusciti a realizzare questo testo unico della qualità, di cui, come ricordavi, l'Italia è di gran lunga il protagonista assoluto. Però non stiamo parlando di curiosità gastronomiche, stiamo parlando di un vero e proprio asset economico e sociale e ambientale, fatemi dire, perché complessivamente la DOP economy, come la chiamiamo sinteticamente, cioè tutto il sistema delle IG europee, mondo del vino, mondo del cibo, mondo dei prodotti agricoli, tutto assieme fanno quasi 90 miliardi di euro, e di questi 90 più di 20 sono del nostro paese, con una crescita continua importante che dimostra un protagonismo del nostro sistema, ma anche, fatemi dire, un vincente strumento europeo, quello delle indicazioni geografiche, perché grazie ai consorzi di tutela, grazie agli strumenti che hanno permesso questi aggregati di imprese, Nicola Bertinelli lo dirà lui, presidente del Parmigiano Reggiano, 400 imprese cooperative, ma tutte in un unico grande marchio, l'IOP, Parmigiano Reggiano, e grazie a questa formula organizzativa noi abbiamo portato nel mercato tantissime piccole imprese che oggi godono di prezzi molto più elevati della media dei prezzi degli altri prodotti non a indicazione geografica. E questo è l'elemento che fa la differenza. Oggi il Parmigiano Reggiano, ma non voglio togliere spazio a Nicola, ma diciamo di tutti i prodotti del nostro mondo di qualità, riescono a remunerare la materia prima in maniera significativamente maggiore. Questo regolamento che fa? Cerca di dare più forza, più strumenti ai consorzi, più tutele, pensate solo al caso Prosek, che ha riempito la stampa, la Croazia che aveva chiesto questa menzione tradizionale, ma così come l'aceto balsamico sloveno. Insomma, più tutele significa garantire di più le indicazioni geografiche e significa anche provare, come questo regolamento introduce, a eliminare tutti i siti fake dei domini internet. Anche questa è una straordinaria novità, perché abbiamo introdotto questo sistema, questo geoblocking, che consentirà l'oscuramento dei siti internet e di tutte le fake IG che circolano in Europa. E poi semplificazione, sostenibilità, insomma un rafforzamento di un sistema che funziona, e ricordiamolo, funziona senza chiedere un euro, perché non ci sono finanziamenti dell'Unione Europea alle indicazioni geografiche, però grazie a questo strumento poi possono accedere, quello sì, ai finanziamenti europei, e lo possono fare in modo unitario, in modo, come dire, organizzato. Una tra tutte, pochi giorni fa abbiamo approvato una modifica importante sul packaging, se ne è parlato tanto nel nostro paese. Tra le tante cose, in quelle proposte di cambiamento c'è anche l'esclusione totale di tutto il sistema delle IG, come speriamo anche di aiutare il mondo del vino contro queste a volte derive salutistiche che caratterizzano un po' il nostro panorama europeo. Pensate all'Irlanda, che ha appena approvato una norma, una legge nazionale, che vuole indicare in etichetta nuoce gravemente alla salute. Quindi buone notizie, certo, andiamo avanti. Certo, mi pare che forza e tutela siano gli elementi importanti che questo regolamento trasferisce ai consorzi. E evocato Nicola Bertinelli, è presidente del Consorzio Parmigiano Reggiano, ha giustamente sottolineato l'onorevole De Castro che ha permesso il riconoscimento delle DOP, degli IGP, di accrescere valore. Ecco, nel futuro come si può attivare nuovo valore? E mi pare che poi lei abbia messo in evidenza, noi ci siamo sentiti qualche giorno fa, un altro aspetto che è previsto dal regolamento, cioè che trasferisce ai consorzi anche una sorta di diritto potere di occuparsi dello sviluppo turistico del territorio, che peraltro è uno dei temi che affrontiamo proprio in questo panel. Ma intanto buongiorno, grazie per l'invito. Le indicazioni geografiche sono una storia assolutamente di successo. Intanto, che cosa sono? Sono quei prodotti legati a un territorio. Vuol dire che possono essere fatti solo lì, per questioni culturali, il saper fare, l'origine della materia prima, ma il fatto che non siano delocalizzabili significa che il valore che viene prodotto si scarica lì. Guardate che sta vicenda non è di poco conto, e il Parmigiano Reggiano è un esempio concreto di questa vicenda. Quando si pensa al territorio del Parmigiano Reggiano, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, uno pensa all'autostrada A1. In realtà 2/3 di quelle terre sono collinari e montane,
Se non ci fosse il parmigiano reggiano non avrebbe un senso economico coltivare quei luoghi. Quindi al di là della remunerazione del latte, come diceva l'onorevole De Castro, cioè il latte prodotto per fare il parmigiano reggiano costa mediamente, a un prezzo mediamente pari al doppio rispetto a un latte commodity. Questa roba è importante perché? Perché dà la remunerazione per dei costi di produzione molto più alti per riuscire a coltivare quelle terre. Ma il fatto che ci sia una sostenibilità economica permette la presenza dell'uomo, permette il presidio del territorio. Quindi iniziano tutta una serie di esternalità positive, perché se c'è l'uomo ci si prende cura del territorio, se c'è l'uomo si costituiscono le comunità, si creano posti di lavoro per chi in quel posto può stare. Sei in quel luogo, se è costituita una comunità, c'è una sostenibilità sociale, allora ti puoi prendere cura dell'ambiente del quale fai parte, allora hai anche una sostenibilità ambientale, quindi sostenibilità economica, sostenibilità sociale, sostenibilità ambientale. Quindi il grande valore... Per definizione i prodotti agroalimentari nascono nella sostenibilità, sono proprio l'immagine della sostenibilità. Perché poi capiamo anche cosa vuol dire sostenibilità, perché vuol dire durabilità, infatti il termine francese durabilité, di traduzione del concetto di sostenibilità, secondo me rende un po' di più, cioè sostenibilità vuol dire avere le gambe per andare avanti, per lasciare a chi verrà dopo di te un qualcosa, e quindi le tre gambe hanno una sequenza ben precisa. Però mi citavi un passaggio che il regolamento permette, e cioè il regolamento permette ai consorzi di tutela di occuparsi anche del turismo generato o inducibile dall'indicazione geografica. Oggi il turismo, che a seconda di come lo si misura, 13 miliardi, 19 certo. miliardi del PIL di questo paese, però il 33% dei turisti stranieri decidono dove venire in Italia in funzione dell'enogastronomia dei territori. Ecco allora perché l'ulteriore passaggio di valore che per i luoghi le indicazioni geografiche possono portare è occuparsi anche di questa leva, che vuol dire portare nei luoghi di produzione persone che poi ovviamente si fermano, si spostano. E quindi un grande grazie pubblicamente, il grande lavoro che ha fatto Paolo De Castro, perché questa riforma dell'IG è molto italiana come natura, è un guanto che va su una mano italiana, e il rapporteur lo abbiamo qui di fianco, quindi è molto merito suo, grazie. E credo che i ringraziamenti sì, saranno contagiosi in questa mattinata verso l'attività svolta in questi mesi con grande tenacia e grande determinazione dall'onorevole De Castro. Parliamo di vino, dottor Nicoletto, ha due volte utilizzato la terminologia che è cara anche a voi, il prendersi cura, anche nella vostra home page io ho trovato quel prendersi cura del territorio e delle persone. Le chiedo un'altra cosa. Brand e consorzi sono complici o sono antagonisti? Ma spesso si vede il brand o l'impresa come un antagonista dell'indicazione geografica. In realtà sono due strumenti che dovrebbero e spesso vanno nella stessa direzione, cioè quella della creazione di valore, che è l'obiettivo, la funzione dei consorzi. Ricordiamoci che i consorzi sono nati come, diciamo, uno strumento di politica agricola, e quindi devono per definizione creare valore per funzionare. Diciamo che con un pizzico di, non dico di polemica, però di critica, dico che non tutte le indicazioni geografiche nel vino funzionano. Alcune funzionano molto bene, sono degli esempi straordinari, virtuosi, altre galleggiano e altre andrebbero spente, nel senso che sono inutili. E non è questo il tema di oggi, però ecco, è importante sottolineare questo. Mutuando da quello che diceva il presidente del Parmigiano Reggiano, nel vino le indicazioni geografiche dimostrano di essere nella media delle grandissime generatrici di valore. Noi abbiamo commissionato come Federvini, di cui sono vicepresidente, una ricerca proprio da Nomisma, di cui Paolo De Castro è presidente del comitato scientifico, molto recente, dove abbiamo cercato di quantificare il valore generato dalle indicazioni geografiche
confrontandolo con le, diciamo, i prodotti generici. E quello che emerge è che, ad esempio in Italia, prendo l'esempio dell'Italia, una DOP vale 3,2 volte un prodotto generico e una IGP vale 2,2 volte un prodotto generico. Quindi se il differenziale di prezzo è una proxy del valore, dobbiamo dire che mediamente un'indicazione geografica crea un valore straordinariamente più grande di un prodotto generico. Abbiamo ripetuto lo stesso esercizio anche sui mercati esteri. In questo caso è abbastanza evidente che l'indicazione geografica è meno forte perché il differenziale con un prodotto generico è del 50%, ma rimane il fatto che il 70% del prodotto esportato è indicazione geografica. Questo, diciamo, testimonia della forza, della potenza dell'indicazione geografica nel percepito del consumatore non solo diciamo domestico, nazionale, ma anche internazionale. Luigi Consiglio, abbiamo parlato di DOP, di IGP, come elementi, strumenti come, che generano valore. Quanto aiuta DOP e IGP nella esportazione? E la seconda parte è questa. Ci diceva prima l'onorevole De Castro che danno forza ai consorzi. Vai. Non è che dar troppa forza ai consorzi può in qualche modo arginare, limitare l'export? Ma io vi vorrei raccontare due o tre aspetti su quello che diciamo, un pochino in controtendenza, non tanto per dire che siamo in controtendenza, ma per dire il lavoro che dobbiamo ancora fare. Quindi non vi suoni come qualcosa di un lamento. Intanto è tutto non solo vero, ma di più, la promozione, la DOP, è un elemento qualitativo importante. L'Italia, nella mia visione, è una piattaforma di produzione di prodotti di eccellenza e di comunicazione ambizionale. Il principale mercato di internazionalizzazione, io mi occupo di internazionalizzazione delle aziende alimentari italiane da 35-40 anni, un numero molto alto. Allora dobbiamo però fare i conti con la realtà. La cucina emergente negli Stati Uniti è la cucina messicana, è la cucina più popolare. Le seconde che crescono sono la thailandese e la peruviana. Poi c'è la coreana che incalza. L'Italia è in caduta libera intorno al 9%. E questo è un fatto. Il formaggio più venduto è il Swiss. Ce lo dobbiamo dire, perché se continuiamo soltanto a non guardare i dati e la realtà, corriamo il rischio di lodarci senza avere visto dove è l'opportunità. Non voglio dire il nemico, l'opportunità. Evidentemente ci sono tantissime opportunità che oggi non stiamo cogliendo. Allora, il richiamo garbato, carino, a tutti voi, è cerchiamo di guardare il bicchiere mezzo vuoto, dopo che ci siamo raccontati il bicchiere mezzo pieno. Ci sono tantissime attività che vanno intraprese. L'industria alimentare italiana è in una crescita esplosiva nei mercati internazionali. Lo fa attraverso una serie di tecniche. Alcune tecniche sono una customizzazione secondo i gusti dei clienti, perché se voi assaggiate il giapponese in America non ha niente a che vedere con il giapponese in Giappone. Sono due cucine che non hanno nulla a che fare una con l'altra. Non è che il giapponese si dispiace se la sua cucina, che è diventata estremamente popolare negli anni 90 e negli anni 2000, non è esattamente quella che doveva essere. Ebbene, gli italiani devono fare lo stesso, cioè devono riuscire ad adattare in qualche modo le loro specificità ai gusti dei mercati emergenti, perché se non faremo questo processo che io chiamo di customizzazione, facendo leva sulla potenza della DOP, ma devo andare incontro ai gusti, ai palati. Voi, c'è un altro punto che vi voglio sollevare. Ogni etnia ha una vibrazione diversa rispetto alle molecole. Non posso pensare che il Medio Oriente, gli African American o i latini reagiscano nello stesso modo ai sapori. Devo riuscire a capire cosa li muove. Per esempio, se parliamo di vino, il grado zuccherino ha una reattività completamente diversa sulle etnie. Non posso non tenere conto di questo quando voglio coltivare i mercati. Quindi la DOP deve essere la piattaforma con cui comunico, ma la cifra è necessario sia una comprensione dei bisogni dei mercati.
Sì, credo che questa sollecitazione troverà poi risposta. Volevo chiudere questo primo giro con il presidente di ICE Matteo Zoppas, perché è indubitabile che gli interventi hanno portato a valutare in maniera estremamente positiva l'attività svolta dall'onorevole De Castro e il nuovo regolamento che sarà attuato sostanzialmente nella sua forma definitiva probabilmente entro i primi mesi del 2024. Si è parlato molto anche di export, quindi credo che inevitabilmente Presidente sia chiamato in causa. Va detto che questo governo rispetto al Made in Italy ha un'attenzione particolare, ha un ministero ad hoc. Qual è la funzione nuova anche in virtù di questa attenzione dell'esecutivo verso l'export, verso il Made in Italy che svolge, che intende svolgere ICE anche a garanzia e a tutela di prodotti come quelli di cui abbiamo parlato finora e del DOP in modo particolare? Sì. Intanto volevo ringraziare l'onorevole De Castro per questo invito che mi aveva fatto, anche dire che è molto importante per noi parlare da qui, dove Verona è rappresentativa di delle etichette molto importanti, se posso dirlo in modo molto tecnico, che vediamo ogni giorno nel mondo. Mi fa piacere anche parlare in un contesto dove si parla di grana, si parla di vino, si parla di quei prodotti che quotidianamente rappresentano, diciamo, la testa di punta dell'export del Made in Italy nel mondo. Questo governo ha sicuramente accelerato, pigiato l'acceleratore sulle esportazioni, partendo, facendo una considerazione, la faccio io ex post, che l'export che conta 620 miliardi di euro, le ultime stime rettifiche, diciamo, dell'Istat riposizionano su 626 miliardi l'export italiano nel mondo nel 2022, che costituisce circa un terzo del PIL. Quindi si capisce che ciò che viene prodotto e spedito all'estero crea non solo esportazioni, ma anche economia, occupazione e tutto il resto. E gli strumenti che ci sono per spingere, come si dice in gergo, su questa leva sono soprattutto quelli che vengono chiamati sistema paese, quindi l'ICE, che si occupa del commercio estero, la SACE, la SIMEST, la Cassa Depositi e Prestiti, che affiancano invece le aziende sulle questioni più, diciamo, finanziarie, di investimento e quant'altro. Se veniamo all'ICE, quello che noi possiamo fare è sicuramente prendere e portare le aziende per manina nel mondo, e naturalmente stiamo parlando di quelle aziende che non sono già affermate. Noi facciamo un po' il lavoro, se vogliamo, non proprio in concorrenza con quello che puoi fare tu, Luigi, ma naturalmente ci dobbiamo completare e assistere quelli che cominciano, soprattutto quelli che cominciano il loro percorso verso l'estero. E non è facile, perché prendere un imprenditore che normalmente quando è medio piccolo ha una ventina di persone, poi arrivo all'IGP, al DOP, eccetera, eccetera, può avere una ventina di persone di organico, tra cui più della metà normalmente sono in produzione, c'è l'amministrazione, la qualità, questo e quell'altro, chi va a vendere normalmente è o l'imprenditore in quelle dimensioni o qualcuno che viene delegato a fare un po' di vendite, oltre anche a qualcos'altro nei confini nazionali. Per andare all'estero è come se io vi dicessi prendete e andate in una città che non conoscete e cominciate ad orientarvi. È chiaro che avete bisogno di qualcuno che vi dia una mano. Ecco, questo è quello che noi facciamo normalmente, prendere i potenziali produttori ed esportatori, portarli nei mercati esteri, dargli delle liste di potenziali clienti, fargli capire le problematiche doganali di certificazione burocratiche che possono avere e indirizzarli verso l'inizio di un percorso che poi può diventare Rana, può diventare Barilla, può diventare Ferrari. Insomma, poi la verità è che chi se la gioca veramente è l'imprenditore. Cioè, noi possiamo vendere, ma come tutte le cose, se non c'è il contenuto, se non c'è il prodotto, non si va da nessuna parte. Si può parlare per ore di questa cosa qua, ma la sintesi è che tutti i mercati sono più o meno saturi. Quando qualcuno va all'estero e vuole vendere qualcosa, c'è la fila del distributore, si punta sempre ai distributori migliori, tu lo sai bene, e c'hai la fila dei tuoi competitor, italiani e non italiani, che cercano di entrare. Allora vorrei dare una connotazione un po' diversa rispetto a quello che è stato detto fino ad oggi, che forse aggiunge anche qualcosa agli elementi che caratterizzano un prodotto rispetto all'origine, che è sicuramente
comunque quando c'è un marchio, soprattutto che viene certificato da un governo, c'è un marchio di serietà, quindi fa già capire che un prodotto è serio e quindi lo qualifica e lo valorizza. Ma soprattutto quello che è importante è poter dire qualcosa di nuovo quando vai a vendere un prodotto. Se tutti i Grana Padano sono uguali o tutti i vini fossero uguali, tu non venderesti nulla. Oggi c'è un mercato abbastanza saturo e allora io ho bisogno di dire qualcosa in più. Allora che cosa succede? Faccio l'esempio del vino. Succede sempre di più che a un vino diverso, scusatemi, che a un vino di una certa origine si inizia a parlare della cucina di quella stessa origine, per cui il vino pugliese con la cucina pugliese, il vino veneto con la cucina veneta, e si stanno cominciando a caratterizzare queste cose. È più un sistema. Se in più io riesco in questo contesto a dargli una qualità, quindi quando io parlo di consorzio del Prosecco piuttosto che consorzio del Franciacorta, comincio a creare un messaggio dietro a questo, è un po' come quello che si fa sulla costruzione della brand identity di un'etichetta. Quindi i consorzi e queste denominazioni possono diventare sicuramente un veicolo, ma manca una cosa, che io creo un insieme quando faccio l'etichetta, che sia consorzio, che sia l'origine, ma poi quello che manca è la comunicazione, che viene fatta su due livelli. La comunicazione viene fatta o dagli stessi prodotti, perché anche se io vado in giro nel mondo a dire faccio il consorzio della pasta, tutti sanno cos'è la pasta, non ho bisogno di comunicarla, o anche dalla parte dei consorzi. Allora, quando noi andiamo in giro nel mondo, soprattutto per le piccole e medie imprese, è una grossa opportunità avere un consorzio del, ripeto, Prosecco, Franciacorta, Brunello, ce ne possono essere tantissimi. Mi metta dentro anche il Parmigiano Reggiano. Il Parmigiano Reggiano, ovviamente, che mettono insieme soprattutto i piccoli e medi imprenditori. È fondamentale che ci sia anche la marca conosciuta, perché la marca conosciuta lo identifica. Forse dico cose che sono quasi scontate, ma in realtà è quello che funziona veramente. Allora, il lavoro che dobbiamo fare noi è agevolare questa creazione di identità del prodotto, ma anche attraverso dei meccanismi che sono quelli dell'autoreferenzialità dei prodotti. Quando un prodotto è importante, quando io prendo il tuo prodotto e te lo porto in un mercato e tira ed esplode, stai creando lo spazio per tanti altri piccoli e medi imprenditori che io ci devo cacciare dentro e devo chiamare in un certo modo. Per cui, primo, l'imprenditore. Cioè, quello che ha costruito Made in Italy nel mondo è l'imprenditore, con il sacrificio, con la dedizione, con la resilienza. Guardiamo quello che è successo negli ultimi 3 anni, per esempio, che gli imprenditori hanno saputo crescere le esportazioni da 480 miliardi a 620 miliardi nonostante una pandemia, post pandemia, la guerra, le energie e tutto il resto. Quindi resilienti, eroi, risolto tutti i problemi. Loro sono quelli che spingono veramente. Noi creiamo giorno per giorno, come dice, nuovi imprenditori che possono crescere, possono diventare importanti, ed ho finito. E poi il riconoscimento di queste zone, di queste particolarità, diventa uno storytelling utile per ampliare i mercati. E poi sono anche i consorzi che devono spingere sulla comunicazione per aumentare ancora di più la loro brand identity. Ringrazio, lei ha più volte chiamato in causa il vino, mi pare che il dottor Nicoletto volesse puntualizzare un passaggio del presidente Zoppas. No, volevo approfittare un po' opportunisticamente, un po' egoisticamente, visto che sono rappresentante del vino a questo dibattito, approfittare della presenza di Matteo Zoppas per dire che il vino ha anche bisogno di un messaggio di posizionamento comune, cioè di trovare un'egida comune sotto la quale raccontare e rappresentare il vino italiano. E ne parlavo ieri ad Assoenologi, noi crediamo che il vino italiano vada raccontato per la sua grande duttilità, per la sua grande abbinabilità a tutte le cucine etniche, internazionali, e questo è il suo grande punto di forza. Per cui, se riuscissimo a trovare un'egida comune, un messaggio di posizionamento forte, dove diciamo vino italiano è food friendly, uso un'espressione inglese ma che è abbastanza facile da comprendere, cioè si abbina a tutte le cucine e valorizza l'esperienza gastronomica, secondo me mandiamo un messaggio veramente forte per il vino italiano. Poi i consorzi, le singole imprese, i singoli marchi, sì,
come dire, commercializzeranno con le loro filosofie, con le loro culture, con le loro modalità, però avere un messaggio comune che ICE aiuta a trasferire sui vari mercati internazionali sarebbe un qualche cosa di potente, di forte, che metterebbe tutti insieme e ci compatterebbe come sistema paese. Non si sta a tavola solo con il vino, ma anche con il parmigiano, mi pare che anche il Presidente volesse puntualizzare. Scusami, io prima ho usato grana padano, anche, parmigiano, cioè, reggiano, non per la parte facciamo confusione. Ci conosciamo, non ti preoccupare. No, volevo un attimo puntualizzare su quanto si stava dicendo, perché si parla di consorzi, di marche, come se le due cose fossero in competizione, sì. Cioè i consorzi nascono con una ragione sostanziale, quello di fare insieme quello che da soli non si sarebbe in grado di fare, cioè è la forza e la potenza dell'azione collettiva. Il consorzio deve fare una serie di funzioni, i consorzi di tutela devono in primis vigilare e tutelare che il prodotto, la marca non venga utilizzata in un modo errato e fuorviante, ma i consorzi servono anche per aggregare, per poter fare una potenza di comunicazione. Cioè il tema diventa marchio ombrello, vado in Francia perché è più comprensibile, marchio ombrello champagne, il consorzio dello champagne, e poi sopra questo marchio ombrello ci sono le maison che fanno la, certo, loro politica. Marchio ombrello parmigiano reggiano, e sopra devono esserci i singoli produttori, i singoli caseifici che on top vanno a valorizzare, cioè è questa la ratio dove uno più uno deve fare tre. Circa la provocazione del dire ma una DOP se rimane incastrata nel suo heritage corre il rischio di non avere un mercato, e in realtà insomma stiamo un attimo attenti, nel senso che la natura delle indicazioni geografiche è proprio l'identità legata a quel luogo, e quel luogo non è solo materia prima, ma sono anche le tradizioni, la cultura, quindi si possono fare degli spostamenti, ma sono delle evoluzioni che non possono andare tanto lontano. Aggiungo che cosa? Che in realtà le indicazioni geografiche italiane sono per la maggior parte degli ingredienti, e quindi la logica diventa quella che l'ingrediente deve essere nella cucina locale lo strumento per riuscire a valorizzare. Parmigiano Reggiano al Fancy Food, eravamo tutti, tutto questo panel era presente l'ultimo Fancy Food. È un déjà vu di fatti questo. Il Parmigiano Reggiano nel suo stand ora faceva cucine del mondo utilizzando il Parmigiano Reggiano come ingrediente per la valorizzazione delle cucine. Io credo che debba essere questa la chiave di lettura, perché se è vero che le indicazioni geografiche sono strumento per il turismo, uno viene in un paese perché quella roba lì la può vedere solo lì. Cioè il grande valore della biodiversità è proprio questo, che c'è qui, perché se un prodotto invece fosse standardizzato non avrebbe un senso logico prendere un aereo per venire in un luogo a vedere quello che puoi vedere anche da un'altra però parte. Se posso, so che lei ha un suo ordine mentale sulla presentazione. No, guardi, ho un disordine mentale, soprattutto a quest'ora. Siccome lui ha detto voglio provocarvi e l'ha fatto, però io in modo polemico volontariamente, quindi rispondo in modo non polemico, ma ricordiamoci una cosa, qui lo dico anche ai giovani che ci ascoltano, cioè, non c'è azienda, non c'è prodotto, a meno che non sia protetto dallo Stato, mi insegni Paolo, che non eccella, che non sia eccellente, che non cresca se non c'ha innovazione, sviluppo, certo, ricerca, certo. E quando si parla di palato, e qui per rispondere a lui, cioè le aziende, io poi arrivo dall'acqua minerale, addirittura sull'acqua minerale si cercano delle innovazioni, certo, anche dove non ci sono, per essere diversi dagli altri, in questo caso di packaging piuttosto che altro. È arrivato, c'è un momento in cui la velocità di crescita, di sviluppo, di innovazione e di rinnovazione dei prodotti, marche e anche dei messaggi è velocissima, perché rispetto a 10 anni fa ci sono quelli che si chiamano, ahimè, social network, dove, figuriamoci se istituti politici si devono rinnovare perché ci sono i social network con una velocità diversa, figuriamoci i prodotti. E vi assicuro che questo può essere trasformato anche in un'opportunità. Perché? Perché 10 anni fa, se io devo riposizionare il valore di un prodotto italiano, avevo bisogno che tutte le aziende si mettessero all'unisono a sparare in un certo modo mediaticamente per dare un posizionamento del. Oggi
con i social media, con le attività che possiamo fare, tutto molto, molto accelerato. Non solo i social media, diventa anche un'esigenza di mercato, perché tutto si è accelerato. Per cui siamo pronti, e questo è il messaggio, siamo pronti per dell'innovazione in processo anche di distribuzione o di riposizionamento. Cosa vuol dire? Quello che dicevi prima, se io convinco in qualche modo che e comincio a fare un proselitismo, una campagna di marketing, di posizionamento, dove il giapponese è buono con il frizzantino italiano, che si chiama il prosecco, Bella Vista o quello che è, scusate Bella Vista, Francia Corta o quello che è. È chiaro che io comincio a creare una cultura, ma come diceva, rileviamo che è assolutamente centrato sul commento, però deve piacere. Cioè io posso spingere una 500 nel mercato della Ferrari, ma non andrà. Posso spingere, devo spingere, devo capire che qualcosa piace, quindi se il giapponese piace con il prosecco o con il Franciacorta e comincio a pubblicizzarlo, do una possibilità a dei clienti che prima non lo conoscevano di apprezzarlo, cominciare a usarlo e cominciare a parlarne. Quindi queste sono le cose che dobbiamo trovarci insieme e cercare di fare. La ringrazio Presidente Zoppas, ogni tanto anche un vino rosso, se possibile. Brunello, abbiamo detto prima. Sì. Mettiamolo anche perché con il parmigiano credo che è rosso. Però io il giapponese con Brunello... Va bene tutto. Prima il giapponese con Brunello faccio più difficoltà a averlo. Faccio anch'io un po' più difficoltà, anche se non disdegno giapponese, devo dire la verità. Prima di tornare da Luigi Consiglio, che secondo me ci proporrà un'ulteriore provocazione che aiuta il dibattito, volevo tornare... passare per l'onorevole De Castro, perché due elementi sono emersi da questo giro. Una è la puntualizzazione di Luigi Consiglio, questa necessità di adattare la nostra specificità ai gusti, ai palati tanto differenti nel mondo. La seconda che è arrivata è quella di una nuova, ulteriore narrazione. Per la verità, noi che siamo cantori e poeti, facciamo fatica a narrare in maniera efficacissima sia la nostra manifattura, sia, ahimè, anche la nostra produzione straordinaria di agroalimentare. È d'accordo? Ma intanto io vedo assolutamente interessante la provocazione di Luigi, ma la vedo in positivo, non vedo un aspetto negativo, nel senso che è ovvio, come diceva bene Matteo, è la capacità dell'impresa e dell'imprenditore poi che fa la differenza, questo non c'è dubbio. Quello che ha creato questa DOP economy, questo mondo dell'indicazione geografica, ha consentito di rafforzare la narrativa, di rafforzare il legame e la storia dell'origine, delle tradizioni, che hanno poi reso così diciamo il mondo innamorarsi del Made in Italy. D'altra parte, se ci fate caso, l'Italian sounding esiste, ma non esiste il German sounding o il French, ci sarà un motivo. Il motivo è perché c'è quest'amore, e dietro quest'amore non c'è alcun dubbio che una responsabilità importante l'hanno creata proprio le storie dietro queste indicazioni geografiche. Pensate, non faccio un esempio su tutto, piccolino, ma dall'idea, no? Nella provincia di Ragusa, in una Sicilia poverissima, in una zona quasi in cui lo sviluppo imprenditoriale sarebbe stato complicatissimo, grazie all'IGP cioccolato di Modica si è creato un sistema di 36, oggi 37 imprese che riescono a produrre, esportare in tutto il mondo questa specificità del cioccolato di Modica. Se non ci fosse stata quell'IGP, così faticosamente tra l'altro conquistata da quel territorio, ci ha messo 8 anni per avere, adesso grazie a questo regolamento sarà tutto molto più semplice, perché ci occorreranno tempi più brevi. Però è fondamentale oggi questo elemento distintivo, anche perché, ragazzi, l'Italia è fatta di colline e montagna. Se noi pensiamo di competere nel mondo con l'Australia, con gli Stati Uniti, con le grandi praterie che in altri paesi, l'America, noi non abbiamo nessuna speranza di competere sui costi di produzione. Se noi non ci mettiamo dentro una storia, un vissuto, d'altra parte i prezzi all'esportazione dei nostri formaggi, correggimi Nicola, siamo mediamente al doppio. Cioè il Cesar che vende la Germania, certo che fa affari, ma lo può fare perché paga il latte a 28 centesimi. Ragazzi, a 28 centesimi le stalle italiane chiudono tutte, perché a 50 centesimi, prezzo medio attuale,
con grande fatica, a 50 centesimi ci stanno attenti, non ce la fanno. E grazie al prezzo che pagano il mondo delle IG che vive questo mondo agricolo, questo vale per i prosciutti, questo vale per l'aceto balsamico, per il latte, vale anche per il vino, e qui Ettore potrebbe fare tanti esempi. Quindi l'elemento distintivo è anche la leva che ci consente poi di dire: ah, ma l'Italia è l'Italia, il Made in Italy. Poi la cultura, pensate a questa operazione che abbiamo fatto bellissima con la Treccani, cioè l'enciclopedia Treccani ha pubblicato proprio recentemente un atlante che mette insieme in questo meraviglioso volume che tutti dovremmo avere sulle nostre scrivanie gli 860 prodotti a indicazione geografica italiana, una cosa veramente di cui andare orgogliosa, perché poi ogni prodotto, ogni storia è legata anche alla cultura, all'arte, a quei territori che consentono queste narrative. Quindi gusto, certamente, se la roba non è buona non vai da nessuna parte, però accanto al gusto, alla qualità organolettica, oggi il mondo ha bisogno di queste storie e di questa distinzione, perché appunto, come ricordavi tu all'inizio, siamo un piccolissimo paese con pochissima terra, pochissima, dove pensiamo di andare, diciamo, dal punto di vista di una competizione di costo. Poi è ovvio che ci vuole efficienza. Oggi se entrate in un caseificio del parmigiano reggiano o del grana padano o dell'asiago, del montasio, sembra di entrare nella NASA, abbiamo questa idea che il caseificio è tutto computerizzato, temperatura, umidità, sono delle vere e proprie macchine di innovazione queste nostre. Quindi la tradizione, ma l'innovazione, perché senza innovazione poi non c'è controllo di prodotto, non c'è qualità di prodotto, non c'è quello che oggi il consumatore vuole, c'è un minimo di standardizzazione. Pensate a fare il vino oggi senza l'innovazione straordinaria fatta all'interno delle nostre cantine. Oggi una cantina, anche lì c'è un'innovazione straordinaria, non è che si piglia lì l'uva e fatta, no? Quindi l'insieme di questi elementi fanno quella narrativa di un'Italia che è amata in giro per il mondo. Oggi addirittura se si va in un ristorante negli Stati Uniti non si riesce a trovare posto, perché bisogna prenotare molto prima, perché prima era sinonimo di trattoria e pizzeria, oggi i ristoranti italiani sono una cosa straordinaria. Poi è evidente che c'è spazio per tutti, perché il nostro, come dice bene Matteo, il nostro Made in Italy è cresciuto tantissimo, esportiamo tantissimo. Quest'anno, se non vado errato, sfioriamo i 62-63 miliardi di euro, parlo di comparto agroalimentare, quindi siamo 58, siamo vicini a 60. Siamo già a 45 a settembre 2023, con un più 13%, con quasi il doppio della crescita. Con che crescita? No? Una crescita straordinaria, tra l'altro una crescita anche in dei comparti legati fortemente al territorio. Pensate al vino, perché il vino non è che si può fare con l'uva di altri po'. Quindi questi circa 8 miliardi ettari che raggiungeremo nel 2023, 8 miliardi di export di vino, ma è una cifra enorme se guardiamo anche, ripeto, alla nostra realtà. Quindi non lo vedo in contrasto, lo vedo in qualche modo in sinergia, ma questo mondo a volte ci aiuta anche a raccontare di più del Made in Italy, di questa storia di successo che è il nostro agroalimentare. Torno da Luigi Consiglio, perché ho visto che l'intervento ha animato il dibattito. L'onorevole De Castro e anche gli altri imprenditori presenti hanno parlato di gusto, ma soprattutto ci siamo incentrati molto sulle storie, sulla comunicazione. Credo che incontri come questo siano peraltro portati proprio a sviluppare la comunicazione del Made in Italy. È sufficiente questo? No, c'è un elemento in più? Vorrei dire, innanzitutto, io sono ovviamente un estimatore, un propugnatore del Made in Italy, di tutte le nostre DOP, anche per attività svolta. Proprio per mestiere e per cuore. Ma se io vi do a voi regolatori o gestori dei compiti a casa, non è perché voglia polemizzare, ma perché vedo delle opportunità, stando una quantità di tempo in America che sa soltanto mia moglie, poverina, ma passo ormai da una vita, quasi la metà del mio tempo negli Stati Uniti, quindi vedo le opportunità. Allora, innanzitutto non possiamo parlare di alimentare. Il vino ha
sconfina, ha sconfinato nel lusso, va trattato in un certo modo. Tu hai giustamente citato lo champagne, tu puoi pagare lo champagne 220 euro una bottiglia, oppure lo puoi pagare 30 euro la bottiglia, sempre champagne del consorzio. Perché? Perché è entrato di prepotenza nel lusso. Non sono convinto che il Franciacorta o il Prosecco abbiano in mente quel mindset. Sono, secondo me, potrebbero lavorare. Perché siano un ombrello sufficientemente ampio. Dico soltanto, abbiamo nel vino posizionato come lusso e quindi a confronto con i grandi, perché c'è un enorme confine tra il, cioè un confine che si è a questo punto fuso tra lusso e alimentare. Questo vale per alcune categorie, non per tutte. Quando parliamo di parmigiano reggiano, devo dire che tra il prezzo che voi praticate al cancello di fabbrica e il prezzo a cui il cliente lo compra in America, c'è una fetta che è più grande del ricavo di più volte. Ora, non possiamo non dirci tra di noi che questo è inaccettabile, poiché sia delle quote per importatore, ci siano delle barriere, ci sono quello che volete, ma è compiti a casa. Non basta dire c'è il parmesan, scusate la violenza, il parmesan viene a costare $2 la libra, stiamo parlando di un altro mondo, certo che lo devo promuovere, il parmigiano reggiano, ma devo anche capire come mai a me costa $24 la libra, quindi stiamo parlando o lo posiziono nel lusso e quindi ne vendo come i foulard di Hermès, oppure devo capire come mai tra quello che il casello guadagna e quello che lo si paga in America c'è un delta troppo grande perché si possa sviluppare ragionevolmente il Made in Italy. Questo soltanto per venire al parmigiano, ma questo vale per tanti prodotti, vale per il vino, vale per tutti i nostri prodotti. Noi dobbiamo guardare che cosa sta succedendo, non semplicemente promuovere, analizzare e capire se il vino ha queste chance, perché le ha. Il vino, tenete conto, due numeri tanto per dirvi, circa un paio di miliardi di persone sono uscite dalla soglia di povertà. Questo significa smettere di bere birra per dimostrare la propria uscita ed entrare nel mondo del vino. È un modo per affrancarsi, quindi stiamo entrando nel lusso, perché il vino è socialmente un modo per tirarsi fuori dalla propria storia. Bisogna cavalcare questa necessità con vini di primo livello di entry, e in questo lavora benissimo il Prosecco, per poi permettere alle persone in maniera compatibile di capire come imparare a bere il vino italiano. Questa è la grande sfida che abbiamo davanti. Ogni singolo consorzio, e questo è anche il lavoro che deve fare Lice, cioè di avere la capacità politica di agire su queste distorsioni di prezzi, perché scusatemi, il prezzo non lo trovate voi, il prezzo è una conseguenza di una serie di fattori e di barriere su cui non possiamo far finta che non ci sia, gridando al parmesan. Ripeto, il parmesan può essere sicuramente il nemico da battere, un nemico a 2 euro, non ce lo dimentichiamo, alla libra. Credo, più volte chiamato in causa, partirei dal vino, perché questa distorsione di prezzo di cui ha parlato Luigi Consiglio, questo accomodarsi nel mondo del lusso, credo meriti una replica. E una precisazione che ne parlavamo prima entrando, Don Nicoletto, che è quella di far emergere, a proposito di narrazione, che vino non è alcol. O non è solo alcol. Sì, allora abbiamo messo sul tavolo tutta una serie di questioni, provo a fare un po' di ordine. Io vorrei riuscire a fare un giro finale. Allora, la prima cosa che voglio dire è che il vino italiano, nonostante produca oltre 40 milioni di ettolitri, ne esporti circa 20 milioni, comunque deve lavorare per acculturare il settore produttivo in una dimensione più valoriale rispetto a quella, diciamo, volumetrica. Questo è un lavoro che richiederà delle generazioni, però deve iniziare, perché l'Italia vince, secondo me, nel vino, ma anche in altri settori, se riesce a scaricare a terra questo valore straordinario che ha e che non riesce a valorizzare ancora appieno. Se pensiamo al differenziale che c'è sui mercati internazionali tra vino italiano e vino francese, ecco, questo ci dà la dimensione di questo gap straordinario che c'è tra due distretti vitivinicoli che concorrono sui mercati, ma che
producono, adesso a parte alcune punte di eccellenza del vino francese, vini diciamo equipollenti, straordinari dal punto di vista qualitativo, dal punto di vista stilistico. Quindi io credo che il nostro paese debba andare in una direzione più upmarket, più upscale, e sicuramente segmentarsi, sicuramente avere una produzione entry level, ma diciamo che noi siamo condannati come paese a salire di livello e andare, non dico nel lusso, abbiamo anche punte di eccellenza e prodotti di lusso, ma andare sempre di più verso l'apice della piramide, perché questo secondo me è per diciamo storia, cultura, savoir-faire, il percorso che il vino italiano deve seguire. Poi secondo me l'altro elemento importante di cui non si è parlato oggi è come il vino in generale, ma il vino italiano, a noi interessa il vino italiano in particolare, penetra sui giovani. Perché la grande scommessa oggi è quella di riuscire a reclutare le generazioni, la generazione Z, i millennials, e farli approcciare al vino. Perché in questo momento queste generazioni dimostrano di avere, perlomeno dal punto di vista delle intenzioni, uno scarso interesse nei confronti del vino, sono molto più interessate ad altre bevande alcoliche, c'è un tema del salutismo, c'è un tema di bere ipocalorico, ci sono vari aspetti che riguardano queste nuove generazioni, un nuovo stile di vita, nuovi comportamenti di acquisto. Ecco, io credo che la grande scommessa oggi, oltre a segmentare bene l'offerta del vino italiano e, insisto, spostarsi verso l'alto in termini di posizionamento, sia anche quella di trovare un linguaggio, dei codici di comunicazione attraverso i quali parlare ai giovani di vino e attrarli verso il nostro settore. E sotto questo profilo, scusate se mescolo un po' di cose che sono state dette, a mio avviso l'enoturismo è una leva straordinaria per avvicinare i giovani al nostro settore, al settore del vino. Sì, che è un po' il tema che ha anticipato. Tra l'altro, la nuova diciamo regolamentazione delle indicazioni geografiche che dà questo strumento a disposizione dei consorzi, secondo me è una leva straordinaria, perché di fronte, scusatemi, lo dico con un pizzico di polemica, all'inazione del governo, adesso non questo, ma diciamo tutto quello che ci siamo portati dietro negli anni, di fronte al potenziale dell'enoturismo di questo paese, ecco, avere anche i consorzi, che possono essere uno strumento, e che dovranno, secondo me, essere uno strumento potentissimo per sviluppare l'enoturismo, ecco, questo mi conforta, perché io fino all'altro ieri ho visto, rispetto al nostro enoturismo, un bicchiere mezzo vuoto, non mezzo pieno. Cioè, l'enoturismo in Italia vale quanto la cifra d'affari della Napa Valley, che è meno grande in termini dimensionali del distretto del Prosecco. Quindi, cioè, questo ci dà l'idea di quanto sottosviluppato sia l'enoturismo in questo paese e di quanto ci siamo dimenticati di una leva straordinaria che serve a fare il salto di qualità, secondo me, nei confronti dei nuovi consumatori per poterli avvicinare a questo prodotto straordinario che è il vino. Scusate se mi sono dilungato. La ringrazio delle sollecitazioni, va sempre detto che ai giovani bisogna mandare il messaggio che il bere responsabilmente, meglio vino rispetto ad altre bevande alcoliche, ma sempre responsabilmente. Mi pare che anche sulla sollecitazione arrivata da Luigi Consiglio sul tema del costo, del confronto di costo tra Parmesan e Reggiano, 24 euro alla libra, 2 euro alla libra, ci sia qualcosa che lei voleva precisare, dando peraltro in merito a lei il fatto che abbiamo prima introdotto il tema del turismo legato all'enogastronomia. Ma la provocazione di Consiglio, a me interessa più il passaggio dove dice: guarda che negli Stati Uniti compro un parmigiano reggiano a 24 dollari alla libra, traduzione 48 euro al chilo, e voi quanto ne prendete in Italia ex factory? E ti rispondo 13 o 14. E quindi dici, ma come mai nella catena del valore non riuscite voi ad avere buona parte di questo valore, e allora andiamo a posizionare il prodotto
come un prodotto di lusso per il cittadino. Ecco, qui hai messo sul campo una serie di temi pazzeschi, perché intanto il cibo non deve essere, a mio modo di vedere, un prodotto di lusso, ma deve essere un prodotto equo, cioè deve avere un valore adeguato e poi deve esserci un breakdown nella catena del valore per riuscire a remunerare in un modo equo il tutto. Ma il tema centrale è che i nostri prodotti a indicazione geografica italiani non sono fatti da un'azienda, cioè non è la Parmigiano Reggiano S.p.A., è una filiera. Ci sono vari stadi nella filiera. Che lei vorrebbe anche allungare e vorrebbe anche, rispetto ai consorzi, anche una sorta di istituzionalizzazione. No, quello che sto dicendo è che i consorzi nascono per mettersi insieme, ma esistono le aziende private, quindi l'unica roba che non deve fare un consorzio è quella di vendere il prodotto, perché si metterebbe in competizione con le aziende che fanno parte del consorzio. Il consorzio invece cosa deve essere per riuscire ad avvicinarci a quell'obiettivo? Deve essere la cabina di regia dove tutti gli stadi della filiera si ritrovano, il tavolo dove ci si mette attorno per riuscire a far sì che, vi parlo di noi, ci sia un progetto parmigiano-reggiano che è di valore per chi? Per un cittadino, ma quella roba lì viene fatta in tanti momenti, perché se è importante il benessere animale lo fa chi alleva le vacche per fare il parmigiano-reggiano. Mi sono spiegato bene e chiedo scusa, intendo dire, mi spiego meglio, tutti i produttori di parmigiano-reggiano escono con determinati prezzi. Primo punto, ci sono delle quote di importazione che sono in violazione dell'antitrust. Ve lo dico qua, pubblicamente. Perché? Perché l'antitrust dovrebbe normare tutto ciò che limita. Perché se io limito e quindi solo io ho la licenza di importare il parmigiano reggiano nella zona dell'Illinois, vuol dire che sto devo trovare la parola giusta, comunque che sto impedendo la libera concorrenza su questo. Dopodiché i margini della distribuzione sono abbastanza variabili. Se io ho Whole Foods e peggio ancora Italy e peggio ancora altre aziende della distribuzione che hanno un markup superiore al 60% sul parmigiano reggiano, hai l'effetto che non c'entra niente il consorzio. Cioè, non stavo dando questo tipo di input perché il consorzio dovrebbe far qualcosa di diverso. Io dico semplicemente il regolatore, dal ministro, non credo l'ICE, ma insomma insieme dobbiamo capire che c'è qualcosa che non va. Volevo chiudere solo una cosa sul tema antitrust, quote di importazione, ovviamente insomma quella è una regolamentazione degli Stati Uniti, poi quella è legge degli Stati Uniti. Quello che voglio sostanzialmente dire cos'è? Che i consorzi devono oggi avere un ruolo non solo di essere il consorzio dei produttori di formaggio, ma devono essere la cabina di regia di tutti gli stadi della filiera, perché si possa in realtà andare molto vicini a. E la nuova norma potenzia enormemente la possibilità dei consorzi di fare tutto questo. Quindi qui adesso il tavolo cosa diventa? Bisogna farlo. Capito? Cioè, oggi noi abbiamo lo strumento normativo che potenzia enormemente il ruolo dei consorzi e allora è arrivato il momento di farlo, ma mai potremo noi come consorzi vendere il prodotto, perché allora non siamo più un consorzio e siamo un'organizzazione dei produttori, ma è un'altra cosa. Era il regolatore. Ma è un'altra cosa. Cabina di regia, luogo di sintesi, deve diventare il consorzio sostanzialmente. Comunque, i numeri sono importanti. Ricordiamoli i numeri, Nicola. Certo. Cioè, onorevole, volevo che lei chiudesse questo nostro incontro, perché con un passaggio invece prima per il Presidente Zoppa. Cercherò di essere rapido per tutte le cose che si dovrebbe dire. Qui siamo tutti, cioè, ci sono degli imprenditori, ci sono delle persone che accompagnano le aziende. Questo discorso merita una laurea, perché i contenuti che ci sono in questo meritano una laurea. Allora, partiamo da una cosa, io mi occupo dell'estero, non entro in merito in quello che succede in Italia. È stato fatto un decreto adesso dal ministro Urso che ha tentato di abbassare l'inflazione, insomma, perché comunque c'erano delle problematiche da gestire. Abbiamo un governo che sta spingendo tantissimo verso l'estero in appoggio alle imprese. Io vado, probabilmente dopo ci sarà un messaggio, spesso in giro con il ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida, che si fa tutti gli stand, sente tutte le aziende e quello che gli dicono poi vedo che viene portato anche in norma. Quindi insomma c'è un tentativo anche concreto di risolvere tante problematiche.
il ministro Tajani, diplomazia dello sviluppo, tutto quello che ci va dietro, quindi è importante. Ieri sera al forum sul turismo c'era il ministro Santanchè, anche lei ha fatto un punto importante sul percorsi enogastronomici, quindi cioè, il sistema è compatto e va in quella direzione. Io non posso dire a un imprenditore a che prezzo vendere il suo prodotto e non posso neanche dire a un imprenditore dove magari tutto l'alto di gamma è pieno, anche se nel DNA dell'Italia è l'alto di gamma, di non andare sul basso di gamma, perché se c'è un punto scoperto là sotto e lui ha un prodotto che va nel basso di gamma, lo deve mettere lì e ci riesce. Sappiamo che c'è la piramide, più in alto vado con il posizionamento, più il valore creo, meno volumi ho, per cui devo trovare un trade-off. E è una scelta dell'imprenditore, scusatemi, come sappiamo tutti. È chiaro che l'ambire dell'imprenditore è essere più in alto nella piramide, avere più visibilità, perché la visibilità è quella che ti porta alla fama, alla notorietà, al famoso brand building. Vendi magari anche di più, perché non è detto che vendi meno nel processo, ma in quel momento se io alzo il prezzo mi si riduce il volume. Se ho deciso di posizionarmi alto, so che venderò di meno ma avrò dei margini più alti, ma devo anche spendere dei soldini in più. Finisco. Non possiamo noi andare a determinare queste cose. L'Italia nel mondo, quando si va all'estero, non possiamo più parlare di prezzi confronto ai prodotti locali. Faccio l'esempio dell'acqua minerale. L'acqua minerale che in America, la chiamiamo San Pellegrino per non chiamarla in un altro modo, può essere venduta a $20 al ristorante, è diversa da tutte le altre acque minerali, perché si chiama acqua importata. C'è un concetto di prodotto italiano esportato di altissima qualità che non può che essere a un prezzo più alto. Quanto più alto? Attenzione, che se quando parliamo di Whole Foods e tutto il resto, quindi i clienti finali ci guadagnano di più, ci cercano di più, perché la prima cosa da fare è far guadagnare di più il cliente finale, che a quel punto sceglie noi piuttosto che qualcun altro. Ed è tutto un gioco di equilibri, di chi offre di più, di chi riesce a fare meglio, eccetera, eccetera. Per cui non cannibalizziamo per forza il prezzo alto, ma cerchiamo di capire che è una conseguenza di tante cose e non per forza deve esserci un prezzo alto. Ma quando c'è un prezzo alto riconosciuto dal cliente, come diceva qualcuno a proposito delle pizze, se il cliente lo riconosce è perché c'è una struttura di quello, ma un prodotto diverso. Quindi il prodotto importato, alto di prezzo, altissimo di prezzo, che si distacca da tutto, non va più a soddisfare solo un'esigenza di alimentazione, ma anche di status, di lusso e di tutto il resto. È un'opportunità che tanti imprenditori vogliono prendere, lasciamogliela. Volevo concludere con un ultimo passaggio, onorevole De Castro, perché le sollecitazioni arrivate sono diverse, sia l'imprenditore sia il rappresentante del consorzio hanno parlato dell'importanza che delega peraltro il nuovo regolamento ai consorzi, cioè quello di investire sul turismo enogastronomico. Lo stesso regolamento parla invitando... le aziende già lo fanno, i consorzi ha una certificazione di sostenibilità, non ne fa un obbligo, ma insomma si va verso un bilancio di sostenibilità anche per quanto riguarda i consorzi stessi. Non abbiamo toccato, ed è un tema credo invece molto delicato, di come il regolamento tuteli in Europa le nostre produzioni di qualità, e rimane un vulnus quello della tutela a livello internazionale su quella che è la contraffazione, su quella che è soprattutto l'imitazione. Basti dire che il solo fatto di avere sull'etichetta 100% italiano fa aumentare, secondo una ricerca recente, circa il 9% le vendite. Il solo tricolore del 3,5%. Ecco, quali tipo di attività su questi tre elementi? E concludiamo con l'onorevole De Castro, che ringraziamo. Intanto una battuta, volevo ringraziare Festival del Futuro, perché abbiamo fatto, anche se molto concentrato, in questo tema, un dibattito molto interessante, molto approfondito, toccando temi che davvero intercettano tutto il sistema agroalimentare italiano, che è un sistema comunque rilevante, il secondo nell'industria manifatturiera italiana, questo non dimentichiamolo mai, come dimensione economica, sociale, e anche come volume di export, con i numeri che ci dava Matteo Zoppas prima. Quindi
Per concludere, due considerazioni. Dobbiamo lavorare ancora molto, c'è tantissimo, anche perché il mondo è grande e l'amore del Made in Italy è cresciuto e c'è tantissimo, tantissimi consumatori che vogliono i prodotti italiani. Quindi noi dobbiamo essere anche molto bravi dal punto di vista organizzativo e commerciale. Non possiamo solo limitarci all'aspetto della qualità, della storia, che ovviamente è l'elemento distintivo, però poi ci vuole un'organizzazione commerciale seria per raggiungere quei mercati e farsi pagare quel di più che noi pretendiamo per i nostri prodotti, che non è, è facile a dirsi e non è sempre facile a farsi. Per tutto questo ovviamente occorrono le tutele, quindi questo elemento sottolineiamolo in finale, tutele che abbiamo profondamente rafforzato, ma chiariamo, in Europa, perché le regole europee valgono in Europa. Quando noi leggiamo che c'è una frode perché copiano i prodotti italiani negli Stati Uniti, beh, questa è una balla. Gli Stati Uniti rispettano le regole degli Stati Uniti, non possiamo pretendere che le regole europee siano rispettate in Brasile e in Australia, ahimè, non c'è niente da fare. Però possiamo lavorare come Sistema Italia, molto si sta facendo, proprio per cercare di evitare quel misleading, per evitare quella sensazione che purtroppo è la realtà, che ricordavi tu, la bandierina, il Colosseo, e solo quello ti fa aumentare il prezzo. D'altra parte al Fancy Food, appunto, a New York abbiamo visto questo trionfo di prodotti italiani che con l'Italia non c'entra niente. Purtroppo si interruppe quel lavoro interessante che stavamo facendo con il TTIP, Trade Investment Partnership, quell'accordo Stati Uniti-Europa, dove uno degli elementi era proprio quello di accordarci sull'etichettatura, cioè noi non possiamo a livello giuridico dire agli americani non potete usare il termine parmesan, non potete usare il termine, quello non lo possiamo fare, auricchio ce ne sono, però possiamo insieme agli americani fare una strategia per dire ai consumatori americani: guarda, questo è prodotto fatto nel Wisconsin e questo è prodotto davvero italiano. Come? Beh, qui ci sono tante strategie. Innanzitutto un'etichettatura che sia chiara, no? E invece a oggi accade esattamente l'opposto. Quindi ci sono le strade, gli accordi internazionali che stiamo approvando in Europa, l'ultimo l'abbiamo votato 2 giorni fa, l'accordo con la Nuova Zelanda, probabilmente dal punto di vista della tutela è il migliore di tutti gli ultimi accordi che abbiamo fatto, però anche quello col Giappone è fatto molto bene, quello col Vietnam, quello del Canada, dove abbiamo visto che grazie anche a questi accordi di libero scambio Unione Europea e questi paesi abbiamo più tutele e sono cresciute le nostre esportazioni, quindi in qualche modo hanno funzionato. Quindi la strada è questa, naturalmente noi siamo poi noi e quindi gli italiani sono gli italiani che hanno questa grande estro, questa grande capacità, questa grande cultura, però poi quando si devono confrontare a livello commerciale non è sempre semplice, e con questo abbiamo davvero tanto ancora da fare. Quindi per quanto mi riguarda, grazie al Festival del Futuro, grazie agli ospiti straordinari di questa sessione e un arrivederci, a presto. Grazie Luigi. Abbiamo anche un messaggio del Ministro per voi e per tutto il Festival, che forse prego la regia di mandare. Ministro Lollobrigida. Un saluto a tutti i partecipanti, so che si è svolto un dibattito particolarmente interessante a cui hanno partecipato esponenti del mondo dell'impresa, molto autorevole in rappresentanza del mondo del parmigiano, con il nostro prodotto di eccellenza. Saluto anche il mio collega Paolo De Castro, che è stato ministro e che in Europa ha lavorato con il Sistema Italia per proteggere le indicazioni geografiche, un elemento che caratterizza la nostra nazione come quella più prolifera di prodotti che sono collegati al territorio, perché noi siamo una nazione molto piccola, lo 0,2% del pianeta, ma all'interno di questo territorio c'è tanta biodiversità, la prima nazione per biodiversità, c'è la cultura, la prima nazione per beni culturali considerati patrimonio dell'umanità. Ci sono ovviamente tanti prodotti, migliaia di prodotti, alcuni dei quali hanno delle caratteristiche specifiche di riconoscimento, e siamo riusciti a proteggere questo modello, perché questo modello garantisce un sistema delle filiere produttive, permette di dare un valore aggiunto a questi prodotti.
E l'Italia, da questo punto di vista, è un crogiuolo che nel tempo ha messo insieme tante culture, tante contaminazioni, assorbendo all'epoca dell'Impero Romano le culture del mondo di allora, tutte le culture del mondo di allora, poi le invasioni barbariche, i popoli del nord, i popoli provenienti dall'est, dall'Asia, e poi ancora gli arabi, le dominazioni francesi, spagnole e tutto quello che la storia che conosciamo ci ha portato in casa, non sempre con vantaggi da altri punti di vista, ma certamente con vantaggi in termini di costruzione di una eccellenza che è la nostra cucina, il primo biglietto da visita che abbiamo quando ci presentiamo in giro per il mondo, perché ci racconta, perché i prodotti, le trasformazioni che sappiamo fare raccontano che dietro queste c'è tanta storia, ci sono tanti ambienti, tanti luoghi che spesso vengono visitati esattamente perché esistono questi prodotti, oltre che le bellezze dal punto di vista ambientale e culturale. Però noi per difendere questo modello dobbiamo investire sulla modernizzazione del sistema agricolo. Dobbiamo sapere che va affrontata la sostenibilità ambientale come scelta, ci mancherebbe altro, tenendola sempre agganciata però alla sostenibilità di carattere sociale ed economico. Sono gli altri due elementi. Per farlo bisogna, per esempio, ridurre gli agrofarmaci proporzionalmente alla nostra capacità di mantenere una produzione inalterata, con culture sempre più forti, con l'utilizzo delle tecnologie evolutive avanzate che non c'entrano niente con gli OGM, ma che accelerano un processo di rafforzamento di alcuni cultivar che possono resistere alle fitopatie e alle nuove sfide derivanti dal cambio climatico. Poi c'è la promozione dei nostri prodotti. Io saluto il mio amico Matteo Zoppas come uno dei protagonisti di questa nuova modalità di approccio dell'ICE sulle mercati internazionali, sensibile alle richieste degli imprenditori, capace di interpretarne i bisogni per aprire nuovi mercati. Noi abbiamo delle aziende di eccellenza, ne ho scoperte tante, alcune le conoscevo di nome, ma non conoscevo i miracoli che davvero i nostri imprenditori hanno fatto, il consorzio del Parmigiano, il consorzio del Grana Padano, e il modello legato alle nostre eccellenze sulla pasta, certamente tra queste la sfida raccolta da Gianluca Rana, che ha preso l'azienda del papà Giovanni Rana e l'ha trasformata in un colosso, sapendo leggere un nuovo mercato come quello statunitense in maniera brillante, Barilla, Ferrero, tanti altri che potrei nominare, ma per non offendere nessuno mi fermo a questi, sapendo bene che sono marchi riconosciuti che raccontano il sistema Italia e la promozione che noi possiamo fare per arrivare ai numeri che loro hanno già espressi. E quei numeri non rappresentano l'arricchimento di un singolo, rappresentano la crescita di un'economia, si portano dietro filiere occupazionali eccezionali. E allora il nostro governo ha investito già dalla prima legge di stabilità sull'innovazione, 225 milioni per modernizzare l'agricoltura, che vanno in termini complementari a sostenere le azioni del PNRR. E la novità di queste ore è che sul sistema agricolo, nella rimodulazione del PNRR, ci finiscono altri 2 miliardi e mezzo, quasi 3 miliardi per la verità, che vanno sulle filiere, cercando di valorizzare un sistema che peraltro riesce anche a capitalizzare l'investimento privato, vanno a far crescere la nostra economia, e l'altro sull'agrisolare, senza sacrificare i campi, si produce energia e si mette a disposizione non solo per l'autoconsumo, che era una mezza follia, ma anche per un consumo compatibile a un investimento di più imprese attraverso le comunità energetiche. La sfida dell'agricoltura è fondamentale, lo dobbiamo fare con queste modalità, lo dobbiamo fare difendendoci dalle aggressioni di etichette condizionanti come Nutri-Score, che informano poco ma condizionano molto, sostituendole invece con un sistema informativo che racconti come viene fatto, realizzato un prodotto, come viene distribuito il valore all'interno della filiera, perché l'Italia non ha paura di questo. Noi siamo il paese della qualità, è il nostro valore aggiunto, e dove la qualità può emergere noi siamo vincenti. Per questo crediamo che la sfida sia esattamente costruire un metodo che metta in condizione di far crescere il benessere dell'umanità, portandoli sul nostro livello di vita. Siamo la nazione dopo il Giappone più longeva, e riuscendo parallelamente a far crescere le nostre imprese e quindi la nostra economia,
così si potrà anche redistribuire ricchezza senza far debito come si è fatto in passato, senza svendere gli asset strategici, ma investendo sull'impresa. Questa è la sfida. Innovazione, ricerca, ancorate però a principi che attraversano la storia, alle quali non siamo disposti a rinunciare. Per noi il cibo si continua a creare con il lavoro, con la terra, con il mare, con modelli che siano compatibili con quello che è il nostro millenario modo di alimentarci, che fino adesso ha garantito non solo sopravvivenza, ma modernizzazione del sistema, senza arrenderci invece a cibo che, confezionato in laboratorio, possa standardizzare la distribuzione, la produzione e accentrare nelle mani di poche le risorse, mettendo a rischio evidentemente i sistemi che invece si basano sulle differenze. L'Italia è esattamente questo e noi crediamo vada difeso questo modello. Grazie a tutti i presenti, professionisti, imprenditori, cittadini che sono interessati, insieme al governo guidato da Giorgia Meloni e al sistema imprenditoriale italiano, a difendere questa eccellenza che ci riconoscono tutto il pianeta e che noi dobbiamo difendere e mantenere come, non solo come percezione, non solo come orgoglio, ma anche come dinamica di natura economica che ci rafforzi e ci renda sempre più all'altezza di quello che in una parola sola viene definita Italia. Vogliamo commentare l'intervento oppure ci chiudiamo questo panel? Credo che la modernizzazione del sistema agricolo, il paese della qualità, di cui ha parlato il Ministro, sia la giusta chiusura per questo momento dedicato all'agroalimentare. Grazie a Luigi Consiglio per le sollecitazioni, grazie a quanti sono intervenuti, è stata una lezione accademica, a me ha particolarmente interessato parlando da consumatore, spero e penso che il messaggio che è transitato sia stato potabile per tutti, non solo per quelli che fanno il vostro mestiere. Il programma del Festival del Futuro prosegue con altrettanta qualità e con altri appuntamenti, buona visione e buona attenzione da parte di chi interviene al Teatro Ristori. Grazie. Grazie. Grazie Luca, grazie a tutti i tuoi ospiti. Sì, nel frattempo io ricordo che il Festival del Futuro può essere seguito e può essere poi rivisto successivamente grazie allo streaming su tutti i canali social delle testate del gruppo editoriale Atesis, oltre che il festivaldelfuturo.eu. Noi ora ci fermiamo per una breve pausa caffè e poi ci ritroviamo con il Festival del Futuro che continua con altri ulteriori e interessanti argomenti. A tra poco. Dopo tutte le ricette che abbiamo creato, avremmo potuto dedicarci ad altro. E invece abbiamo realizzato la sfoglia più sottile di sempre per esaltare un ripieno ancora più cremoso. Così il raviolo si scioglie in bocca. Nuovi sfogli a velo, ancora una volta ancora più buoni. E al bullying ci penseremo. Thank you.